seconda parte di questa presentazione, che parla dell'eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. distrusse Pompei ed Ercolano, riguarda in particolare le conseguenze dell'eruzione, cioè gli effetti che l'eruzione, l'impatto che ha avuto sul territorio, sugli edifici e sulle persone. Le colate di lava scorrono con una velocità tale che consente alle persone in genere di mettersi in salvo. Non solo, ma seguono la morfologia del vulcano e quindi la loro traiettoria è anche prevedibile, abbastanza prevedibile. Però dove passa una colata di lava non resta praticamente niente, nel senso che gli edifici vengono inghiottiti e anche i terreni ritornano a essere produttivi dopo un tempo molto lungo. Ora, a Pompei ed Ercolano non c'è lava, il Vesuvio ha avuto molte colate di lava, ma non nell'eruzione del 79 d.C., non c'è lava e non ci sono nemmeno quei lanci balistici di pezzi di lava infuocati, come si vedono spesso nelle ricostruzioni e nei documentari, che sono fenomeni che appartengono ad eruzioni molto meno violente di quella del 79 d.C. Le eruzioni esplosive, al contrario, sono molto dannose per gli esseri umani, nel senso che le vittime in genere sono nel corso di eruzioni esplosive, formano delle colonne eruttive che sono alte anche decine di chilometri, però sono meno invasive sui fabbricati. Diciamo che dove cadono i prodotti delle eruzioni esplosive in genere si mantengono i fabbricati abbastanza intatti, non solo, ma sui terreni le ceneri vulcaniche hanno il potere di rendere in tempi relativamente brevi il suolo molto fertile e molto produttivo. L'eruzione di Pompei, che distrusse Pompei ed Ercolano, vide cadere delle pomici dalla colonna eruttiva che si rivolgeva verso Pompei e verso Stabia, verso sud-est rispetto al vulcano, seguito dal collasso della colonna eruttiva che scese solo in direzione di Ercolano all'inizio e poi si propagò anche in una seconda fase fino alle porte di Pompei. E poi le ultime fasi del collasso della colonna eruttiva praticamente riempì tutto il territorio tra il vulcano e il mare da nord a sud. Che cosa successe agli edifici nel corso della caduta di pomici? Le pomici caddero per un intervallo, per una durata che va dalle 12 alle 20 ore circa, da altezze che variano da 23 a 32 chilometri di altezza della colonna eruttiva, si accumularono con una velocità di lo strato crebbe di un 15 cm all'ora nei luoghi aperti e di 25-30 cm all'ora in quelle punti in cui le pomici collassavano dai tetti più spioventi e riempivano i cortili interni delle case o le strade, come in questa casa che è la casa di Giulio Polibio, dove lo spessore delle pomici all'interno del peristilio raggiunse i 5 metri e praticamente chiuse tutte le possibilità di uscita dal colonnato verso l'esterno. I tetti meno spioventi collassarono, ovviamente l'accumulo fu, non crollarono le pomici ai tetti meno spioventi, collassarono dopo 40 cm di accumulo, come in questo caso Villa Regina di Bosco Reale, dove il tetto al momento dello scavo si trovava in questo modo, cioè in pratica per intero andava sul solaio sottostante. In questo affioramento si vede anche una specie di colonna a destra che non è altro che l'inizio delle fondamenta di un condominio. Il luogo doveva sorgere un quartiere residenziale Gescal e con questa fondazione si andò proprio a finire sopra il tetto della villa. Chiaramente poi questo tetto era coperto di pomici e poi delle ceneri dei flussi piroclastici successivi e lo scavo poi le ha tolte e il tetto era praticamente intatto, collassato ma intatto. Stessa cosa in questo tetto a Pompei, detto nella casa dei pittori al lavoro, dove è rimasto quasi intatto appoggiato sul solaio sottostante e ha resistito anche all'arrivo dei flussi piroclastici successivi che hanno demolito le pareti esterne della casa, dell'abitazione, ma non hanno smosso le tegole perché erano praticamente rimaste sepolte sotto le pomici cadute successivamente al crollo.
che le pomici, che la caduta di pomici sia stata una delle fasi meno invadenti, meno distruttive dell'eruzione, lo si vede da tutto quello che si è conservato all'interno delle case, anche le cose più fragili come la frutta o questo cesto di uova esposti all'antiquarium di Villa Regina, con ovviamente tutti gli arredi, ogni strumento che c'era nelle case, ogni oggetto prezioso, no, compresi ovviamente gli affreschi, sono rimasti intatti i pani che erano chiusi nei forni di Pompei, tutti gli strumenti per la lavorazione, sempre anche questo nell'antiquarium di Villa Regina. Ma le persone hanno avuto meno fortuna degli edifici nel corso della caduta delle pomici. A Pompei su 1044 persone recuperate, queste fino al 2002, successivamente ne sono state recuperate altre e molte altre si stanno recuperando negli scavi in corso attualmente. Comunque fino al 2002, 1044, Pompei aveva circa 15-20 mila abitanti, quindi se ne possono aggiungere molti altri, anche perché per tutto il 1700 e il 1800 le ossa umane venivano buttate, anche animali, con il materiale di risulta, oppure forse anche all'inizio 1900, oppure venivano anche regalate ai visitatori come souvenir o raccolte in questo sistema, come sono state esposte recentemente al Museo Madre di Napoli. Ora, il dato importante di questo è che su 1044 persone, 394 sono morte nel corso della caduta delle pomici. Il dato è importante perché rappresenta il 38% e è una percentuale molto alta. Negli ultimi centinaia di anni, in tutto il mondo, in eruzioni di questo tipo, le persone che sono morte nel corso della fase di caduta di pomici non hanno mai superato il 4%. Quindi è una fase pericolosa e distruttiva, ma dalla quale ci si può salvare, chiaramente sapendo cosa sta succedendo e cosa bisogna fare. Un altro dato molto importante è questo. Di queste 394 persone, 345, quasi tutte, l'88%, sono state trovate in luogo chiuso. Questo significa ovviamente che i pompeiani, non sapendo cosa fare, hanno cercato di ripararsi all'interno delle stanze e evidentemente è il modo sbagliato di reagire. Tipo queste quattro persone trovate nella casa di Trebbio Valente a Pompei, che si vedono in questa fotografia fatta durante gli scavi, ancora sommersi in parte dalle pomici. E qui si vede come le pomici in fondo sono piccole, hanno mediamente la dimensione di un centimetro, sono degli elementi molto leggeri che arrivavano al suolo praticamente freddi, quindi è per questo che non sono particolarmente distruttivi, sono leggeri, galleggiano nell'acqua. Però la mattina successiva tutto il primo piano delle abitazioni era sommerso da 3 metri di pomici. Uno dei ritrovamenti più commoventi è stato trovare tutta la famiglia di Giulio Polibio all'interno di queste due stanze, che erano due stanze delle 37 che c'erano a piano terra e che erano considerate le più riparate. Si trattava di 3 uomini adulti, 3 donne adulte, di cui uno in uno stato di avanzata gravidanza, e quindi forse questo era anche il motivo per cui aveva suggerito di restare, di non scappare all'aperto, e gli altri erano ragazzi. Ora abbiamo visto che nella casa di Giulio Polibio, che è una delle case scavate nel 1900, quindi quelle che sono un po' più ricche di notizie, diciamo, le pomici, sia quelle cadute dall'alto che quelle cadute dal tetto spiovente, avevano fatto questo accumulo. Ma dopo le pomici arrivarono i flussi piroclastici. I flussi piroclastici, di cui si vede il segno ancora sulla parete di sinistra, che era rimasta integra nel corso dell'eruzione, benché impattassero completamente perpendicolarmente proprio a quel muro, non hanno fatto grandi demolizioni, perché la casa si trova in via dell'Abbondanza, circondata da altri edifici molto abbastanza alti, e quindi i flussi piroclastici non l'hanno colpita direttamente, ma hanno scavalcato il tetto e hanno riempito solo il peristilio, trascinando anche delle pomici che erano a terra, si sono riversati sulla parte interiore della casa e hanno riempito questa stanzetta, che era l'ultima stanza accanto a quella dove si erano rifugiati gli abitanti della casa. In questa stanza era stato depositato tutto molti oggetti di
molto, molto importanti, probabilmente perché all'interno della casa erano in corso dei lavori di restaurazione dopo il terremoto del 62, ma forse anche durante l'eruzione stessa erano stati posti a riparo in questo luogo. Che le stanze dove si erano rifugiati i pompeiani fossero le più sicure è vero, perché per esempio questa, sempre nella casa di Giulio Polibio, rimase intatta e qua dentro si trovavano alcuni di questi cadaveri. E è vero anche perché lungo lo stesso porticato, vicino a queste stanze, sono stati messi 5 armadi, anche questi probabilmente tolti dall'abitazione per permettere i lavori di ristrutturazione. All'interno di questi 5 armadi c'erano tantissimi oggetti in vetro, in terraglie, arrivati praticamente integri, e quindi questo significa che proprio nel corso della caduta di Pomice le cose si sono conservate. Allora, la stessa sorte che agli esseri umani è toccata agli animali, come questo gruppo di equini che è stato trovato all'interno della casa dei Castiamanti, che era il panificio centrale di Pompei, posto sulla via dell'abbondanza, e nei panifici si macinava il grano, si produceva la farina, si panificava e si vendeva anche il pane. E quindi probabilmente questi animali servivano sia per il trasporto del grano che per far funzionare la macina, per macinare. Che l'eruzione abbia avuto 2 momenti con differenti impatti sulle strutture, sugli edifici e anche sulle persone, lo si vede dal calco di questo albero che si trova all'esterno di Villa Regina a Bosco Reale. Il tronco di questo albero resta perfettamente verticale fino alla caduta delle pomici, che si vedono anche sulla parete dello scavo, e viene invece piegato quasi elasticamente dall'arrivo dei flussi piroclastici. In questo caso questo tronco si è piegato proprio perché era un tronco giovane e sottile, mentre nello stesso scavo, sulle pareti dello scavo, si trovano dei tronchi molto più grossi che hanno resistito ai primi flussi che si vedono su queste strisce di cenere ancora attaccata al tronco, ma quando è arrivato il flusso più consistente, più denso e più violento, facendo maggiore opposizione, sono stati strappati completamente. Anche a Pompei vediamo ai margini dello scavo, che sono gli unici posti in cui si riesce a intravedere qualcosa del deposito dell'eruzione, si vede che questo muro, che in un'ipotetica ricostruzione poteva essere così, resta verticale fino a livello della caduta delle pomici, come si vedono a destra nell'affioramento, e viene invece investito poi, questo è rivolto proprio verso il vulcano, viene investito dai flussi piroclastici fino ad essere demolito, benché sia un muro anche di una certa consistenza. Poi il flusso prosegue verso l'interno della città, il suo cammino perde temperatura e velocità, però si arricchisce di questo materiale che trascina, rimane aggressivo in un certo senso. E abbiamo detto che i tetti spioventi sono collassati molto più tardi e alcune volte non sono collassati, perché le pomici scivolavano poi verso il basso, ma in alcuni casi poi l'arrivo dei flussi piroclastici ha demolito quello che le pomici erano riuscite a mantenere verticale, e quindi soprattutto i muri perpendicolari alle direzioni dei flussi sono stati abbattuti in una maniera molto consistente, mentre quelli che erano paralleli alla direzione del flusso sono rimasti molto più integri. E in queste geometrie si vede benissimo, a parte che c'è il Vesuvio sullo sfondo, ma si coglie benissimo la direzione dei flussi piroclastici. Nelle terme suburbane di Ercolano non ci sono le pomici ma solo i flussi piroclastici, questo ambiente delle terme suburbane è stato liberato nel corso degli scavi dalle ceneri che conteneva, ma che occupano ancora tutta la luce della porta attraverso la quale sono entrati e hanno riempito completamente l'edificio. Sempre nello stesso ambiente, questo bacile in marmo che si trova in una nicchia rotonda che si affacciava su una finestra, dove sono conservati ancora parte del serramento doppio che c'era e anche un pezzo di grosso vetro che la riparava, che è una novità abbastanza importante nell'architettura di epoca romana, la presenza di vetri, è stato spostato dai flussi piroclastici entrati probabilmente attraverso la finestra o attraverso la porta che abbiamo visto prima, di almeno 3 metri, e portato sull'altro lato della stanza, dove ha lasciato la sua impronta nella cenere, e gli archeologi hanno lasciato questo tratto di cenere con l'impronta di questo bacile di marmo.
I flussi piroclastici avevano una temperatura che poteva variare tra i 300 e i 500 gradi centigradi, in alcune ondate forse anche un poco più alta, però i legni, data la velocità con cui sono passati i flussi, che avevano una velocità di circa 75-100 km all'ora, hanno annerito, in alcuni casi carbonizzato i legni, ma non li hanno completamente bruciati, come in questo caso che nella casa del tramezzo di legno c'è questa intera parete, sono due parti uguali a questa, in legno che è rimasto praticamente intatto, come questi stipiti lungo il decumano massimo di Ercolano, o questi interni di queste case sempre ad Ercolano, compresa questa che è la casa di Nettuno d'Anfitrite, dove era un negozio e in due piani, al piano superiore c'era l'abitazione di cui il solaio è crollato, ma restano queste parti in metallo del letto che era appoggiato al piano superiore, oltre ai legni che sono rimasti integri praticamente. Questi cinque cipressi trovati sulla sponda del Sarno avevano le radici ancora saldamente piantate nel terreno, ma sono stati strappati, proprio sfibrati completamente dall'arrivo dei flussi piroclastici. Questo stesso fenomeno si nota anche in una eruzione molto famosa, quella del St. Helens negli Stati Uniti del 1980, dove un'intera foresta presenta queste stesse strutture che indicano proprio la violenza del passaggio di questi flussi fatti di cenere, di pomice e di gas ad alta temperatura.